piccolo centro, 1500 abitanti, che vivono intorno a un palazzo particolare, Palazzo Ruspoli, che viene considerato dai nemorenzi, così si chiamano gli abitanti di Nemi, il castello per eccellenza. E noi ci troviamo su uno sterone di roccia vulcanica quasi a strapiombo sul lago omonimo, il lago di Nemi. Lago che ha suscitato le fantasie popolari fin dai tempi dei latini. Basti pensare che nel lago di Nemi si specchiava la dea Diana, e qui infatti gli abitanti, il primo nucleo abitativo, aveva costruito un tempietto adesso distrutto. Addirittura si è scomodato Papa Pio II, che nei commentari descrive domicilio delle muse e delle ninfe, la stessa cittadina di Nemi, riferendosi appunto alla tradizione popolare della dea Diana. Anche Lord Byron, lo scorso secolo, si sofferma, soggiornando per più di un mese qui a Nemi, si sofferma sul fatto del lago e dello specchio del lago di Diana. Ma non solo, il lago è a carattere vulcanico, infatti ha forma di cratere, come avete visto poco fa, e intorno al lago di Nemi c'è una piccola pianura, una pianura molto fertile, visto che è una pianura vulcanica, e gli abitanti di Nemi hanno voluto piantare dei fiori e delle fragole, che sono il prodotto principale di questa comunità. Infatti la comunità di Nemi vive essenzialmente di fragole, sulla produzione di fragole e di fiori. E saranno queste le note predominanti del nostro collegamento, e vi garantisco, intanto mentre state ammirando la piazza principale del paese di Nemi, vi garantisco che le fragole di Nemi sono fragole particolarissime. Quindi noi ci troveremo tra un quarto d'ora circa, io mi mangio la mia fragolina. Hai e capito. A più tardi. Allora Carlo, a più tardi sarà veramente... Hanno sentito tutti. Hanno perché sentito. Diciamo che c'è un gruppo di cittadini di Nemi già in piazza. Abbiamo uno studio invaso dal profumo dei fiori e delle fragole. Quindi tu hai già sentito il profumo delle fragole di Nemi. È una cosa veramente deliziosa. Ecco, io infatti sono vicino a una piantina di fragole insieme a tre coltivatori della zona. Perché la piantina di fragole è una piantina particolare. Intanto noi ci spostiamo, andiamo nel centro della cittadina di Nemi. Infatti questo è uno dei vicoli caratteristici. Dicevo, Ettore Calvaterra, perché la piantina è una piantina particolare? Ci sono due tipi di piantine innanzitutto. Quelle granti, ci sono quelle granti che vengono prese dai vivai, portate sul posto, sui campi, e poi piantate a dimora e coltivate. Invece queste piccole vengono prese dai boschi. Sarebbero quelle selvatiche, diciamo così. Allora le pigliamo dai boschi, le portiamo sui campi e le portiamo in sera oppure all'aria aperta. Ecco, lei ha accennato alla serra, quindi vuol dire che... Le più prelibate quali sono? Quelle di bosco o quelle coltivate? Quelle piccole. Quelle piccole sono di bosco, poi trapiantate e coltivate nelle serre oppure in campi. Ecco, ci sono anche delle coltivazioni particolari, cioè all'interno delle serre serve per avere la fragola tutto l'anno o soltanto in certi periodi? In certi periodi, specialmente quando è freddo, si comincia ad aprile e si fa una raccolta un po' più vasta durante l'anno. Ecco Ettore, ma si riesce a sapere più o meno quanto è la produzione di Nemi, per esempio per quest'anno? Siamo alla fine di aprile e fragole ce ne sono già a sufficienza? Sì, ce ne sono a sufficienza, però non come una volta. Perché una volta c'era una larga produzione, andavano per tutti i mercati d'Italia una volta, ma adesso la produzione si è ridotta per far bisogno locale, diciamo così, con altri bar, altri paesi, altri ristoranti, eccetera. Da cosa, ecco, dipende, da cosa dipende se la produzione è buona o non è buona? Dipende, perché a Nemi si è buttata la coltivazione sui fiori, che rendono molto di più. Ma Livia chiedeva dallo studio, ecco, se la coltivazione, cioè che cosa dipende se la coltivazione è buona o non è buona? Ma la coltivazione è buonissima. È sempre buona. Se i giovani si portassero sull'agricoltura e farebbero delle piantagioni nuove, perché i giovani oggigiorno non ci vanno più a lavorare la terra, e potrebbero fare queste piantagioni tanto in sera come all'aria libera, allora sarebbe redditizio. E purtroppo a Nemi è quello che è, siamo 1200-1300 abitanti, e tutti i giovani se ne vanno a prendere un posto di lavoro altrove. Ecco, lei aveva accennato prima giustamente a un fenomeno, cioè a una sparizione dei coltivatori di fragole a favore dei coltivatori di fiori. Questo perché? Perché una volta a Nemi, Nemi era importante, era presente sul mercato nazionale per quanto riguarda le fragole, vero? Sì, una volta era presente perché, come diceva Ettore, appunto se ne producevano parecchie e... Diciamo, Nemi non era interessato dal flusso turistico che è interessato oggi. Oggi a Nemi vengono tantissimi turisti. Cos'è, un turismo pendolare? Sì, è un turismo pendolare che vengono... Ma diciamo che si può dire tranquillamente che è un turismo che naturalmente il sabato e la domenica raggiunge
Gli apici però è un turismo continuo che vengono a Nemi per visitare appunto il paese e per venire a gustare appunto le fragole che sono squisite, anche perché, come diceva lei prima, il cratere del lago, siccome è di origine vulcanica, e appunto questo essere di origine vulcanica dà un profumo caratteristico alle fragoline di bosco e ai fragoloni quelli grandi. Ecco, Vincenzo Bernasconi è il presidente del consorzio, un giovane presidente del consorzio di Nemi, dei floricoltori e naturalmente dei coltivatori di fragole. Avete avuto problemi gli scorsi anni con il fatto degli ormoni nelle fragole? No, questa roba non è stata mai data sulle fragole. Qui viene fatta una cultura delle fragole molto tradizionale, molto ancora con mezzi, diciamo, antichi, molto antichi. Ma è vero che le fragole, signor Ettore, portano l'orticaria? Ma non è vero, perché io sono un consumatore di fragole. Quante ne consuma? Io un quintale e mezzo, due quintali all'anno, io e mia moglie ci mangiamo tutti dentro a quelle insalatiere, perché io non mi contento di una coppa. Io mi ci vorrò una insalatiera di 2-3 kg. E io ne faccio delle scorpacciate enormi. Hai capito? E cosa ci mette? Panna sopra? Ah, noi maggiormente ne condisco col vino, con l'aceto o col limone. È una caratteristica mia, poi c'è sta chi le mangia con la panna, chi col maraschino, chi al marsala. Abbiamo detto poco fa che diciamo i coltivatori delle fragole di Nemi sono un po' convertiti alla cultura dei fiori. Ma questo fatto non vi rende, non lo so, ecco, in concorrenza con altre zone d'Italia? Siete 1500 abitanti. Rispetto per esempio alla coltivazione che abbiamo nelle zone di Pesce a Sanremo, ecco, la concorrenza com'è? Ma diciamo che la concorrenza la fa il prodotto stesso, la fa la qualità del prodotto che si produce a Nemi. A Nemi noi abbiamo dei coltivatori che si sono specializzati e hanno aziende modernissime. Quali sono i fiori principali che vengono prodotti in questa zona? Beh, i fiori, le stavo dicendo appunto che abbiamo questi produttori che si sono specializzati e vanno avanti sui mercati con produzioni di, ad esempio, crisantemi programmati, di gladioli, di tulipani. Cosa e di... Cosa vuol dire crisantemo programmato? Beh, il crisantemo programmato sarebbe un discorso un po'... Comunque, ecco, siccome il crisantemo è una pianta chiamata fotoperiodismo, che significa che praticamente l'induzione del bocciolo viene determinata da quando la notte diventa più lunga del giorno, quando la notte diventa di 13 ore, quindi il crisantemo va in induzione. Allora noi queste, diciamo, questo glielo creiamo artificialmente con dei teloni di nylon o con delle luci in serra, in modo e di averlo tutto l'anno. Avere i crisantemi tutto l'anno. Ecco, un altro fatto, noi abbiamo visto poco fa delle ragazze in costume. Ecco, le ragazze in costume non è che si sono vestite così soltanto stamattina, cioè perché c'era la trasmissione in diretta. Carlo, queste ragazze, dimmi Livia. Dimmi subito questo e poi dopo ci dobbiamo ricollegare più tardi. Benissimo, allora le ragazze in costume scenderanno il 5 giugno per la sagra delle fragole con questi abiti e stamattina hanno voluto dedicare agli amici di Uno Mattina i loro costumi. Ragazze e bambine che ragazze vediamo, bambine, carinissime. Molto carine. Bene Carlo, ci vediamo dopo, abbiamo visto pure dei stranissimi piatti con le fragole di cui ci parlerai dopo, vero? Infatti, più tardi. A più tardi, fra un'oretta circa. Saluto a tutti e adesso... In dischetto della telecamera ha colpito questa mattina una norcineria particolare di Nemi. Ma siamo qui per concludere parlando ancora di fragole e di un prodotto che avete visto poco fa. È il riso alle fragole, avete visto nel secondo collegamento. E il riso alle fragole è un riso particolare, perché? Perché è una specialità che è stata inventata poco tempo fa, con queste fragole che hanno un profumo enorme. Noi abbiamo tentato di farci un primo piatto. Ecco, velocemente diamo la ricetta, perché è una ricetta che si può ricordare a memoria. Sì, abbiamo preparato con un fondo di burro, come vedete qui inquadrato, una cipolla, delle fragole mature, e viene fatta dorare questa cipolla con fuoco lento, unito con del cognac per distogliere il sapore forte della cipolla. Mettere le fragole con del riso, diluire con del brodo e far mantecare. Il tutto viene mantecato e unito con del parmigiano. Ecco, una curiosità, ma non è dolce poi questo riso? No, assolutamente no, perché viene sommerso il dolce delle fragole dal porto, da una punta di porto. Carlo, lo avete convinto, mettetelo da parte io che poi veniamo. Com'è Carlo? Non è dolce, è buonissimo, è squisito. Buono.
non lo finire, mi raccomando, questo, forse viene anche Nanni. Accompagneremo e consigliamo questo riso con questo sciroppo di fragole di Nemi, ecco, come dessert servito freddo. Ecco, a proposito di fragole, abbiamo soltanto pochissimi secondi per concludere. È veramente pochi. Se Danny Loi avesse conosciuto le fragole di Nemi, avrebbe fatto la zuppetta qua. io con questo concludo, saluto gli abitanti di Nemi, ci ritroviamo.